La stagione 2012 di Peugeot Italia nei rally comincia con la firma del contratto con Paolo e Anna e il nostro direttore generale Olivia Chilchini. I prossimi mesi ci vedranno impegnati nella preparazione dei piloti, dell'auto e nelle riunioni tecniche con Pirelli. Oggi c'è stato il primo step ufficiale della stagione di Peugeot e Pirelli. Ci siamo incontrati per parlare della pianificazione del test e degli sviluppi delle gomme. È un passaggio molto importante che si decide praticamente in inverno. Lo sviluppo Pirelli non si ferma mai. Faremo sicuramente uno sviluppo sul livello 7, per cui una media mescola per terreni diciamo tra i 10 e i 20 gradi. E poi abbiamo anche uno sviluppo di livello 5 per le gare estive con terreni molto abrasivi che va da oltre i 20 fino alle temperature che si possono trovare magari in gare calde che può essere il Targa Florio oppure Alpi Orientali e Sanremo con terreni molto abrasivi. Ci sarà anche uno sviluppo terra. Quest'anno il campionato prevede una gara di terra in più che io prediligo, anche Paolo e sicuramente anche Pirelli e Peugeot sono contenti di questo. Siamo con Paolo Andriucci e le Peugeot per 4 stagioni di filo e le Pirelli, come sempre, vuole continuare a sviluppare il prodotto ottimale per vincere di nuovo il campionato. Il pubblico forse non sa che i rally sono molto impegnativi dal punto di vista fisico. I nostri piloti si devono preparare scrupolosamente prima dell'inizio della stagione. Di test, inizia la stagione, dobbiamo vedere un po' qualche novità che c'è sia su Peugeot che su Pirelli. Abbiamo alcune novità interessanti sulla macchina, l'allargamento della carreggiata, sia anteriore che posteriore, di circa un centimetro per parte, un diverso paraurti anteriore e posteriore, che questo ci aiuta soprattutto nel raffreddamento dei freni e questo ci consentirà soprattutto la carreggiata nelle strade veloci e larghe di avere più appoggio, di passare meglio sullo sconnesso. Con i freni in prove difficili come possono essere magari a Sanremo, al Mille Miglia, di avere un maggior raffreddamento ai freni per cui sfruttarli fino in fondo. Col motore lo sfruttiamo da tutte le parti.